Ciao a tutti e tutte, consiglio di abbassare un po' il volume, perfetto. E, siamo qui oggi da Milano, dalla Festa Nazionale, a questo dibattito su un altro mondo è possibile, un altro mondo è necessario, nel 20 anni di Genova. E oggi è una giornata particolare perché c'è stata in corso, sta finendo la manifestazione a Firenze, convocata dagli operai della GKN, e noi ci uniamo, diciamo, idealmente a quel corteo e ringraziamo i compagni e le compagne della GKN di aver trasformato quella che è una disgrazia, come quella di essere licenziati, in un fatto politico che ha rimesso al centro il tema della costruzione della soggettività, cioè di non subire passivamente e di non affidarsi ai miracoli degli uomini o delle donne della provvidenza, che invece sembra essere lo sport nazionale. Invece gli operai della GKN hanno detto: intanto cominciamo da qui e, diciamo, praticando fino in fondo quello che possiamo di soggettività, proviamo ad allargare. La manifestazione di oggi è un segnale forte in questo senso, e avremo dopo, subito dopo la fine della mia introduzione, un intervento di Monica Di Sisto di Fairwatch, che parlerà da Firenze perché è alla manifestazione. L'iniziativa di oggi, appunto, è a 20 anni da Genova, e l'idea che la sorregge è sostanzialmente questa. Le ragioni che avevamo a Genova sono valide tutt'oggi, anzi, per certi versi, sono più valide di 20 anni fa. Oggi vediamo quali sono gli effetti devastanti di quello che è stato il neoliberismo sperimentato per 2 decenni. Vediamo cosa ha voluto dire la distruzione del sistema pubblici, e vediamo cosa ha voluto dire la distruzione dei sistemi ambientali della natura. Lo stesso Covid è del tutto evidente che è un pezzo di questa distruzione. E così come il fatto che una pandemia come il Covid è diventata una sindemia, cioè che gli aspetti legati all'organizzazione sociale hanno peggiorato grandemente gli effetti della pandemia, diciamo così, medica, la dice lunga sui danni del neoliberismo. Quindi le ragioni per cui eravamo a Genova, sono sicuramente confermate dai disastri del neoliberismo. Ci avevano raccontato che con la globalizzazione avremmo avuto un mondo di pace, di sviluppo, di uscita dalla povertà. Siamo in un mondo in cui si ricomincia a parlare della guerra, e il Papa ha ragione a dire che siamo in una terza guerra mondiale strisciante. Questa guerra non è solo più per il petrolio, come era all'inizio del secolo, sono guerre o microguerre o latenze di guerra che vengono per l'acqua potabile, per le terre coltivabili, per l'accesso alle risorse. Oppure ci sono guerre non dichiarate che fanno sì che noi abbiamo, se vogliamo, la possibilità di vaccinarci contro il Covid. E a seconda di dove nasci in questo mondo, non ti puoi vaccinare, perché se tu fossi in Africa non potresti vaccinarti. Quindi delle cose che per noi sono dei diritti basilari, anzi, il fatto stesso che ci sia una discussione se è giusto o meno vaccinarsi parla di un'enorme possibilità, perché la discussione sulla possibilità avviene quando il diritto è garantito. E invece in larga parte del mondo questo diritto non è garantito, e stiamo parlando di un diritto basilare. E quindi le ragioni per cui eravamo a Genova non solo sono confermate, ma sono rafforzate. E io credo che sia opportuno parlarne per 2 ragioni. La prima, sovente Genova noi la leghiamo alla repressione. E ricordiamo giustamente l'assassinio di Carlo Giuliani, le botte che abbiamo preso e tutto il resto. Io vorrei però sostenere una tesi con molta nettezza.
il movimento di Genova non ha perso a causa della repressione. Da Genova noi siamo tornati più forti di quando ci siamo andati e il movimento è proseguito anche negli anni successivi. E quindi non è stata la repressione a fermare il movimento di Genova. E il movimento di Genova ha avuto effetti diversi a seconda dei continenti, perché non era un movimento italiano, era un movimento globale. Cominciò a Seattle, cominciò a Porto Alegre, non era un movimento nazionale, era un movimento appunto internazionale, no global, altermondialista, chiamatelo come volete, ma di questo parlava. E secondo me è giusto sottolineare come in America Latina quel movimento abbia aperto una stagione di cambio enorme, come non si era mai vista. Sono arrivati in Bolivia a sconfiggere un colpo di Stato con metodi pacifici. Non era ancora successo nella storia dell'umanità. Eppure ce lo si è fatto pochi anni fa. E il movimento che ha sconfitto il golpe in Bolivia nacque all'inizio, appena dopo Genova, col Movimento per l'Acqua Pubblica a Cochabamba. I temi erano gli stessi in Italia, in Bolivia, in America Latina. Così come non si può dire che il movimento sia stato sconfitto negli Stati Uniti. Per la prima volta dopo il maccartismo abbiamo un diffondersi di idee socialiste e di organizzazioni a cavallo della sinistra del Partito Democratico in tutti gli Stati Uniti e mi verrebbe da dire in tutto il Nord America, Canada compreso. I nostri amici e compagni dei Democratic Socialists of America ci dicono è la prima volta che abbiamo iscritti in tutti gli stati degli Stati Uniti. Prima stavamo un po' a San Francisco, talvolta a Los Angeles, un po' a Chicago e qualcosina a Boston, New York, Washington, ma fuori di lì niente. È la prima volta che siamo in tutti gli stati. Allora io penso che noi dovremmo ragionare sul fatto che abbiamo perso in Europa. Questo è il punto. E in particolare in Italia. La mia tesi è che la cosa che ha dato un, diciamo, una incapacità di proseguire come movimento sia stato il fatto che non siamo stati capaci, lo dico col plurale, non siamo stati capaci a dare uno sbocco politico coerente a quel movimento. Quel movimento chiedeva un'alternativa, non siamo riusciti a produrre un indirizzo politico che desse quell'alternativa un livello di massa come sbocco politico. Questo è il problema che abbiamo davanti. Come Rifondazione Comunista io non penso che abbiamo perso adesso che siamo debolissimi, abbiamo perso quando eravamo molto forti e non siamo stati in grado di individuare un percorso che invece che portarci al governo con coloro che le politiche liberiste le facevano, costruisse a livello di massa da quegli 11 milioni di persone che avevano votato sì nel referendum per l'estensione dello Statuto dei Lavoratori una possibilità di alternativa. Qui siamo oggi e soprattutto in Italia, ma non solo, sovente ci rapportiamo alla situazione dei movimenti con la tensione, con la propensione a dire adesso le cose vanno male. Allora il dibattito di oggi vorrebbe essere un elemento di controtendenza, perché le cose vanno male, lo si vede, siamo qua chi con la mascherina, chi più distanziato senza, insomma, certo non è una condizione ottimale, ma io penso che ci siano anche molti fili d'erba che stanno germogliando. E io penso che la sinistra può sostanzialmente fare due cose, può piangere sul latte versato e passare l'idea che non c'è niente da fare, oppure può cercare di vedere dove sono i fili d'erba, cercare di valorizzarli e cercare di costruire le possibili relazioni fra questi fili d'erba. Fili d'erba, germogli che ci indicano delle possibilità. E allora il dibattito di oggi vuole provare a mettere in relazione alcune di queste possibilità. Dicevo, se i collegamenti funzionano, appena io ho finito parlerà Monica Di Sisto
da Firenze, ci narrerà, Monica è della Società della Cura, ci parlerà della manifestazione di oggi. Poi dopo avremo Azal, compagna curda, portavoce della comunità curda, che ci parlerà dell'esperienza curda, che ha prodotto degli elementi enormi sui termini della democrazia e della possibilità dell'alternativa in un territorio dove nessuno pensava che l'alternativa fosse possibile. Ci sarà un rappresentante di Friday for Future che ci parla di questo enorme movimento giovanile che sui temi dell'ambiente e non solo ha, a mio parere, è costituito uno spartiacque generazionalmente, invece che mettersi a litigare su chi poteva accaparrare più risorse, generazionalmente hanno detto a livello mondiale che era necessario un cambio di paradigma. Non è cosa da poco. Ci sarà Heinz Birbaum, presidente della sinistra europea, che ci presenterà il progetto della sinistra europea. Ci sarà Simona Suriano, deputata ex 5 Stelle, impegnata per vedere se è possibile costruire una forma di alternativa anche oggi, quando quel progetto politico dei 5 Stelle con ogni evidenza è fallito e quindi che non si rassegna. Così come ci sarà Caterina Anastasiou, comunista greca e oggi dirigente del Partito Comunista austriaco. Ci sembra un'esperienza interessante perché i compagni austriaci hanno deciso di sostituire il gruppo dirigente con un gruppo di trentenni a dirigere il partito. E allora abbiamo chiesto a Caterina di raccontarci questa esperienza, perché la modifica delle forme della politica in modo che siano in grado di entrare in relazione con quello che si muove nella società è sicuramente uno dei punti che abbiamo da risolvere. E poi ci sarà Vittorio Agnoletto, che tutti conoscete, che sta gestendo in prima persona la campagna sui vaccini per tutti, e Claudia Morgade Donado dell'ambasciata di Cuba. E quindi Cuba, l'isola che resiste e che non solo ha resistito, ma che in questi anni di cambio in America Latina ha saputo costruire un rapporto paritario con i movimenti, i governi, le organizzazioni del resto dell'America Latina, e che in un mondo, pensiamo a cos'è il resto del Caribe dal punto di vista della sanità, è riuscita a fare un vaccino, tanto di cappello ai compagni e alle compagne cubane, perché appunto non hanno solo resistito ma sono stati capaci di essere motore. Ecco, sono tanti fili d'erba diversi e adesso io non la faccio più lunga, se appunto siamo in condizioni darei immediatamente la parola a Monica Di Sisto da Firenze. Ciao a tutte e a tutti, spero che mi sentiate bene. E innanzitutto Paolo parlava di fili d'erba, diciamo che qui ce ne sono circa 15-20 mila fili d'erba. Pensavamo che fosse un azzardo, no? Essere qui e convocare una manifestazione nazionale in un giorno così particolare, anche insomma di corsa, perché un fondo finanziario ha deciso di mettere fine alla vita quotidiana di una fabbrica del nostro paese. Pure guardate, vi faccio vedere tutte queste belle bandiere al vostro popolo, sui vostri ragazzi, tanti giovani, tante ragazze, tanti ragazzi, tanta storia, tutte le organizzazioni sindacali, i partiti, soprattutto i lavoratori. Io sono molto così sfiatata, però vi voglio condividere con voi tre pensieri. Il primo è che c'è una sinistra agita, c'è una sinistra che cammina, c'è una sinistra che scende dai balconi, che apre le case. E non sembra quasi neanche vero, è vero che c'è anche una città che ci guarda un po' perplessa, ma diciamo che la maggior parte della città di Firenze si è dimostrata solidale, e come nei giorni del Forum Sociale Europeo del 2002, quando eravamo lì a curarci le ferite della repressione, a dimostrare insieme che era possibile far partire dei nuovi percorsi di lotta, soprattutto in campo europeo,
ma diciamo in quel contesto, in quella cornice globale che non abbiamo mai perso, almeno noi, era possibile, anzi era necessario. Chiaramente 20 anni dopo è ancora più necessario. Lavoratrici e lavoratori della GKN si sono presi questo rischio per noi, no? Hanno detto: noi non salviamo soltanto la nostra fabbrica, ma noi vogliamo aprire questa vertenza a un'idea diversa di paese, a un'idea diversa di economia. E noi ce la siamo giocata, siamo qua in tanti e tanti, almeno 15 se non 20.000 per i viali di Firenze, ci siamo tornati, e questa è una bella dimostrazione di quella vita che non è mai finita nei movimenti, perché i movimenti a volte ci hanno da fare, perché devono occuparsi delle persone senza casa, devono occuparsi della gente che non c'ha da mangiare, come è successo sotto il Covid, quando ci siamo messi a portare la spesa a casa alle persone. Abbiamo fatto battaglie importanti anche insieme contro addirittura trattati internazionali. Chiaramente l'esito di tutte le battaglie che stiamo portando avanti è quello che viviamo oggi insieme, cioè l'esito di una globalizzazione finanziaria che decide a tavolino se una fabbrica è utile o non è utile, a prescindere dal fatto che produca o non produca e che addirittura faccia profitti o non faccia profitti. Quindi giustamente Dario Salvetti, che è il leader della vertenza, uno dei compagni che ha tenuto insieme con l'assemblea permanente questo piccolo grande popolo, ha detto: scusate, ma se noi dobbiamo fare la vertenza, tenere aperta la fabbrica, fare la manutenzione, pensare al nostro futuro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche scriverci le leggi contro le delocalizzazioni, parlare con gli altri operai del resto d'Europa, ma voi che mestiere volete fare? Voi che adesso, e parla chiaramente delle parti politiche istituite che hanno fatto la fila per andare a GKN in favore di Camera, e loro giustamente hanno presentato quella vertenza, hanno detto: scusate, ma questo è proprio il paradigma di quello che non funziona in questa economia, di quello che non funziona in questa società, e con molto coraggio si stanno ponendo questa domanda. Io penso, come diceva Paolo, che questa è la domanda: che cosa la comunità istituita vuole fare per questa comunità, per questa sinistra che non ne perde una, cioè non perde una piazza, non perde un presidio, non perde una busta, non perde un'occasione per essere democratica, per agire la democrazia anche quando decidono il PNRR fuori dalla parte, fuori dall'occhio e dalla vista delle persone. Paolo ha citato la società della cura. Noi, quando ci siamo trovati chiusi a casa, tra appunto vecchi e nuovi noti, associazioni, persone attive, territori, abbiamo detto: ma che facciamo? Rimaniamo chiusi in casa, ci arrendiamo e facciamo soltanto appunto la carità? No, abbiamo detto: proviamo insieme a ripensare un modello alternativo proprio di politica, no? Quell'altro mondo possibile, che paradigma possiamo dargli oggi? E abbiamo pensato che mettere la cura al centro delle politiche di reazione alla pandemia fosse la scelta giusta, e lo pensiamo ancora. Abbiamo copromosso, peraltro anche grazie al sostegno e alla forza che ci ha dato anche la sinistra europea, in quell'occasione il ventennale del G8 di Genova a luglio scorso. Oggi siamo in tante e tante nei viali di Firenze. Ecco, l'augurio che faccio a tutti e a tutti noi è di continuare questa strada. Questa è la strada giusta, è la strada del conflitto. Penso che sia tornato il momento di schierarsi, per molti non è mai finito, però dobbiamo provare anche a incoraggiare le nostre compagne, i nostri compagni che hanno paura, che hanno anche perso la fiducia nella militanza attiva rispetto all'efficacia, no, di queste anche scelte difficili che ti portano fuori da casa anche in un momento in cui non te lo puoi permettere. Ecco, noi penso che dobbiamo fare questo, dobbiamo farlo insieme, dobbiamo essere capaci di scendere in piazza quando serve, ma anche di dimostrare che questo modo di stare insieme, questo modo di raccogliere le sfide dei nostri tempi, deve essere, diciamo, una priorità per tutte e per tutti, al di là poi dei singoli e degli specifici particolarismi che non ci aiutano. Grazie, buon lavoro, e grazie a tutti e a tutti voi. Vi salutiamo, ciao. Da Firenze, in tanti e tanti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Grazie a te Monica e per questa diretta dalla manifestazione di Firenze di oggi, che appunto ci dice che c'è una domanda politica grande a cui bisogna riuscire a dare una risposta, perché una disponibilità alla mobilitazione c'è. Allora, sicuramente l'esperienza curda è stata un'esperienza dove, di fronte a problemi enormi, molto più gravi dei nostri, c'è stata una capacità di individuare un percorso politico, culturale, di innovazione molto forte. La parola da Zal, che ci dirà e ci racconterà l'esperienza dei compagni e delle compagne curde. Ciao a tutti e a tutte, grazie a Rifondazione per questo invito. Come stamattina avevamo riportato, ringraziamo la solidarietà che il popolo italiano dà al popolo curdo e al movimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La nostra esperienza è un'alternativa alla società ed è un'alternativa nella ricostruzione completa della società. Noi abbiamo abbandonato completamente l'idea di un Kurdistan, perché Kurdistan letteralmente significa la terra dei curdi. Se avete presente, il Kurdistan è un territorio che è tra l'Iraq, l'Iran, la Siria e l'Armenia, per cui in 5 stati 45 milioni di persone che non sono tutti curdi, per cui non poteva essere la terra dei curdi il Kurdistan. Dovevamo pensare ad un'alternativa che potesse accogliere tutti i gruppi etnici che vivono in quella terra, e in quelle terre vivono arabi, assiri, turcomani, yazidi, curdi. Tra loro poi ci sono gruppi etnici e fedi differenti, ci sono i cristiani, i musulmani, i sciafiti, i hanafiti, i yazidi, per cui è veramente molto ricco questo territorio, e noi dovevamo pensare ad un'alternativa che ha uno Stato e ad un'alternativa che potesse ricostruire la società dal basso verso l'alto. Durante la rivoluzione del Rojava, quello che noi definiamo insomma l'ondata delle primavere arabe partite dal Nord Africa arrivate fino in Siria, noi abbiamo deciso di non stare né dalla parte di Assad e né dalla parte del radicalismo islamico. Abbiamo dichiarato la nostra autonomia nei 3 cantoni del nord-est della Siria, il cantone di Afrin, il cantone di Jazira e il cantone di Kobane, e abbiamo prima resistito agli attacchi del governo siriano, del regime siriano, e poi successivamente a quello che tutti voi sicuramente conoscete del Daesh, dell'ISIS, dello Stato Islamico. Ma il motivo principale di questi attacchi al di fuori del territorio del Rojava, dell'interesse economico, era l'idea di una ricostruzione della società, perché noi pensiamo che la società debba essere ricostruita dal basso, per cui abbiamo puntato su una democrazia dal basso, su una società ecologica e di una società femminista. Questi sono i nostri 3 principi, 3 pilastri, chiamateli come volete, perché la democrazia dal basso significa far partecipare il popolo nelle decisioni della società. Infatti i 3 cantoni sono suddivisi nei municipalità, le municipalità sono suddivisi in quartiere, ogni quartiere ha la sua assemblea popolare composta da un sistema co-rappresentativo, per cui dove c'è un rappresentante uomo è affiancato da una rappresentante donna, e questo ci serve per fare in modo che le donne in quelle terre possano dare il cambio totale. Tenete conto che noi curdi pensiamo che, qua perdonatemi gli uomini, ma che l'intelligenza della donna sia da un punto di vista di sensibilità che da un punto di vista di organizzazione sia superiore agli uomini. Chiedo perdono ai uomini, però questa è la nostra idea, partendo da una società partendo da una società matriarcale. Se noi andiamo nella storia,
la società naturale era gestita dalla donna senza gerarchie, noi abbiamo pensato che dovevamo tornare alle nostre origini, a ricostruire quella società naturale che da ormai millenni è sotto il controllo del patriarcato dell'uomo. Per cui per eliminare il patriarcato bisognava inserire la donna. Per inserire la donna all'interno delle politiche della società abbiamo puntato su un sistema co-rappresentativo. E non è soltanto all'interno dell'Assemblea Popolare. Se voi andate nelle scuole in Rojava ci sono due presidi, una donna e un uomo. Se andate all'ospedale c'è un dirigente uomo e una dirigente donna. Tutto è rappresentato a una parità del 50%. Questo ci è servito per dare la possibilità a ricostruire quella società naturale, per cui le nostre origini, per una società più umana possibile. E quando noi parliamo di una democrazia dal basso, io faccio sempre un esempio perché è quello che a me interessa maggiormente. Voi avete presente i decreti sicurezza, sia uno che due. In Italia questi decreti sono stati scelti da un governo e votati da dei parlamentari che sono stati eletti dal popolo che li delegano, per cui loro scelgono e tutti noi subiamo. Questo in Rojava non può assolutamente esistere. Un decreto sicurezza dovrebbe passare dalle assemblee popolari, deve essere approvato da tutte le assemblee popolari, per cui in primis dal popolo. Se il popolo dà l'ok va alle municipalità, se le municipalità che sono composti dai co-presidenti delle assemblee popolari danno l'ok va ai cantoni e se i cantoni approvano quel tipo di decreto o legge andrà ad un'assemblea che attualmente è formata solo da donne, da 7 donne e sono tutte donne di diversi gruppi etnici che dovranno verificare se c'è una forma di discriminazione verso un gruppo etnico o verso una religione che abita in quel territorio. E sì, allora che si parla di democrazia. Noi non deleghiamo nessuno, noi siamo quelli che decidiamo per la nostra società. Per cui noi siamo contro il sistema delle deleghe verso un potere centrale. Siamo per un potere popolare gestito dal popolo, organizzato dal popolo attraverso un percorso anche di formazione accademica. Questa è la prima forma di democrazia. Questa ci è servito perché in quelle terre, abitando diversi gruppi etnici, decidere di dare il potere a un solo unico gruppo che è più rappresentativo, in questo caso i curdi sono la grossa parte della popolazione in Rojava, avremmo fatto in modo che cessasse forme di discriminazione verso gli altri gruppi etnici che vivono in quella terra. In secondo luogo abbiamo detto che il nostro principio basilare per ricostruire è pensare a una società ecologista. Abdullah Öcalan dice che noi ci stiamo suicidando in 7-8 miliardi quelli che siamo nel mondo contemporaneamente, senza renderci conto che è un suicidio di questo genere che porta all'eliminazione della nostra del nostro essere, per cui gli uomini scompariranno dalla terra. Noi non abbiamo più il rispetto né per noi né per l'ambiente in cui viviamo. Dobbiamo ricostruire la società su delle basi ecologiche. Non possiamo continuare a pensare di poter produrre in questa maniera e cercare di tirare profitto da quel prodotto. Per cui tutta la produzione non deve dare danno al nostro ambiente, la produzione deve essere fatta sulla necessità del popolo e non ci deve essere profitto da questo. Vi faccio un esempio, dove ci sono le basi dell'estrazione di benzina in Rojava e ce ne sono, non viene estratto nulla fuori da quello che è necessario in quelle terre per quei popoli, non c'è una vendita del petrolio. Così come l'uso dell'acqua, a parte che in questo periodo la Turchia ci ha messo l'embargo per cui l'acqua ce ne arriva pochissimo perché le dighe sono chiuse, però l'utilizzo dell'acqua dolce è fatta su una base molto ecologica, così come per tutto quello che viene gestito, l'agricoltura è un'agricoltura ecologica, Kobane, la città che è stata
completamente distrutta è stata ricostruita attraverso gli aiuti internazionali dei popoli, per cui vi faccio un esempio: dall'Italia sono partiti tantissimi soldi che sono andati a costruire la fabbrica del pane a Kobane, che permette di avere il pane per tutta la popolazione. Così, in questa maniera, siamo riusciti a ricostruire la città di Kobane totalmente in maniera ecologica. Questi sono i nostri tre pilastri e su questi tre pilastri noi stiamo dando resistenza. E si comprende perché Rojava diventa importante per l'attuale sistema e per le forze, le multinazionali o a chi potere eliminare quel concetto di democrazia, quel concetto di vivere insieme in maniera collettiva. E siamo tuttora sotto l'attacco della Turchia, della Siria, dell'Iran, dell'Iraq, e la nostra resistenza che in Rojava e in Iraq, soprattutto in questi giorni dove la Turchia ha deciso di attaccare il cuore di questa ideologia, nelle montagne di Kandil dove c'è la guerriglia del PKK, noi pensiamo che sia fondamentale da parte di tutti e tutti sostenere la resistenza sia del movimento dei lavoratori del Kurdistan, sia del movimento della resistenza del Rojava, delle unità delle donne e dell'unità del popolo. E soprattutto concludo dicendo che tutti voi sapete, il nostro leader, il nostro compagno Abdullah Öcalan è su un'isola in Turchia, ed è un'isola costruita, un carcere costruita su questa isola in cui lui è in isolamento da più di 20 anni. Lui è partito dalla Siria perché le forze governative dell'Israele, della Turchia, l'hanno costretto a lasciare la Siria e a fare questo viaggio per arrivare poi ad Ankara in Turchia. È passato qua dall'Italia, tutti voi lo sapete il percorso che ha fatto qua in Italia. Ad oggi la Corte Europea del Diritto dell'Uomo dichiara che le condizioni di Abdullah Öcalan non sono buone, che lo stato in cui sta non è accettabile. Abdullah Öcalan ha più di 70 anni, dovrebbe essere rilasciato almeno ai domiciliari, ma questo è impossibile pensare. Ma noi crediamo che l'idea che Abdullah Öcalan ha dato e il leadership che lui rappresenta in Medio Oriente possa essere un percorso di pace non soltanto per il popolo curdo, ma per i popoli del Medio Oriente. Per cui dare solidarietà per la libertà di Öcalan diventa la base di una solidarietà di pace in Medio Oriente. Noi il 9 ottobre a Milano faremo una manifestazione in cui andremo a chiedere la libertà a Öcalan come la libertà ai prigionieri politici in Turchia. La Turchia è uno dei paesi che ha più prigionieri politici dopo la Cina, per cui è importante dare questa solidarietà. Lo aspettano chi in questo momento sta dando resistenza sia nelle montagne di Kandil in Iraq sia in Rojava, perché per noi il compagno Öcalan è stato fonte delle nuove idee e fonte di una ricostruzione. Grazie. Grazie Azal per questa testimonianza. E va sottolineata una cosa, credo che vada detta, che tra i tanti nemici che ha il popolo curdo, e li ha perché il popolo curdo, come ci è stato detto, non pone il problema della sua indipendenza, ma pone il problema di cambiare i rapporti tra i popoli in modo che sia possibile convivere tra fedi, etnie, convincimenti diversi dentro un quadro di democrazia. Ecco, i nemici non sono solo tutti i governi dell'area, assolutamente tutti, che invece vogliono sulla divisione etnico-religiosa continuare ad avere delle forme totalmente antidemocratiche di gestione, ma i nemici dei curdi sono anche annidati
nel democraticissimo Occidente. Il PKK è considerato un'organizzazione terrorista, Ocalan è considerato un terrorista, Ocalan è paragonabile ad Antonio Gramsci, né più né meno, per il tipo di percorso che ha, è considerato un terrorista, e la democraticissima organizzazione di Facebook, che è uno dei paradigmi della democrazia occidentale, ti manda i richiami se tu metti post a favore di Ocalan e se tu metti post a favore del PKK. Il sottoscritto alla pagina semi bloccata dal dicembre dell'anno scorso per due post che mi sono stati segnalati come fuori della, diciamo, delle regole della community, dove la community è quella di Zuck, cioè quella decisa da loro, e che ci fa vedere che cosa è diventata la democrazia, perché almeno nell'Ottocento si litigava se c'era la libertà di stampa o no. Qua c'è solo la libertà di dire le cose che vanno bene e che sono legali oggi, non c'è la libertà di fare una battaglia per la libertà di Ocalan, perché visto che è in galera non si può fare la battaglia per la sua libertà. Questa è la democrazia in cui viviamo, e quindi io credo che su questo, diciamo, bisogna rompere il muro che viene costruito anche così, il muro di isolamento della lotta del popolo curdo, impedendo di usare i social normalmente come Facebook per la denuncia dei crimini che vengono compiuti contro il popolo curdo. E quindi su questo dobbiamo avere un impegno che non è solo di solidarietà, ma è proprio di impegno concreto nel far conoscere le ragioni del popolo curdo. Adesso la parola ad Heinz Birbaum, presidente della sinistra europea, che parlerà in italiano perché è poliglotta, e quindi la parola ad Heinz. Prego. Grazie Paolo. Prima di tutto un saluto di solidarietà ai manifestanti di Firenze. Noi come Sinistra Europea siamo solidali con la lotta dei lavoratrici e lavoratori di CKN a Firenze. E viviamo in una situazione abbastanza difficile, perché non c'è dubbio che stiamo affrontando grandi sfide economiche e sociali causate in particolare dalle esigenze ecologiche, di cui ha parlato anche la compagna curda, e noi come Sinistra Europea siamo naturalmente molto solidali con la lotta del popolo curdo. Attualmente è la pandemia che determina in gran parte le nostre condizioni di lavoro e di vita. La sinistra europea, il partito della sinistra europea, ha molto presto presentato una proposta come uscire socialmente dalla crisi, proponendo delle attività in cinque aree. Prima di tutto, naturalmente, la protezione della popolazione, ma anche un recupero economico, una trasformazione dell'economia in direzione pubblica, ambientale e sociale, la difesa della democrazia, un impegno forte per la pace e il disarmo e la solidarietà internazionale. Questi sono anche gli elementi essenziali nel documento politico della sinistra europea che presentiamo nel contesto del dibattito sul futuro di Europa. Gli effetti economici e sociali della crisi causata dal coronavirus sono drammatici, veramente drammatici, colpendo in particolare i poveri e le persone che lavorano e vivono in condizioni precarie. La disoccupazione aumenterà considerevolmente e anche la povertà. Ogni sforzo deve essere fatto per proteggere le persone. E per questo la sinistra europea sostiene l'iniziativa dei cittadini europei, Right to Cure,
per l'accesso gratuito e universale ai vaccini e per rendere il vaccino un bene comune. Occorre adottare misure per tutte le persone colpite dalla pandemia, lavoratori, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese, artisti. Abbiamo bisogno di un piano di salvataggio per i lavoratori e le loro famiglie. In caso di perdita di reddito è necessaria una compensazione finanziaria. Ci opponiamo a qualsiasi tentativo di peggiorare le condizioni di lavoro, come la sospensione dei contratti collettivi e la riduzione dei diritti dei lavoratori. Ma non ci confrontiamo solo con la pandemia. Siamo di fronte a profondi sconvolgimenti economici, sociali e politici causati in particolare dalle sfide ecologiche come il cambiamento climatico. Il modo in cui produciamo è in discussione. Abbiamo bisogno di una drastica riduzione delle emissioni di CO2, una produzione basata sulle energie fossili non ha più futuro. Abbiamo bisogno di una nuova politica industriale europea, una rivoluzione verde dell'industria, come la chiama il manifesto del Partito Laburista in Gran Bretagna. Occorre una trasformazione socio-ecologica, un cosiddetto Green New Deal. È ovvio che la politica di austerità neoliberista deve essere abbandonata. Serve un'altra politica economica e i primi passi sono fatti anche con la sospensione del patto di crescita e stabilità e con il cosiddetto Recovery Fund Next Generation, che rappresenta un notevole cambiamento della politica finanziaria europea. Ma ci sono ancora contraddizioni. Il patto di crescita e di stabilità va abolito e non solo sospeso. Sono necessari programmi di investimento pubblico incentrati sull'ambiente, sui servizi pubblici e sulla creazione di posti di lavoro. Il controllo democratico è cruciale. Un Green New Deal di sinistra deve essere un concetto completo orientato al welfare. Per la sinistra è essenziale la combinazione di bisogni ecologici e sociali. I lavoratori colpiti da questi cambiamenti devono essere protetti. C'è il concetto Just Transition della Confederazione Internazionale dei Sindacati e questo è un tale concetto per combinare proprio i bisogni ecologici e sociali. I lavoratori però non devono solo vedere rafforzati i propri diritti in questo processo di trasformazione, devono anche essere direttamente coinvolti. Il loro coinvolgimento diretto è indispensabile per un Green New Deal di sinistra. Da una prospettiva di sinistra, quindi il collegamento del Green New Deal con la democrazia economica è fondamentale. Questo lo distingue anche da altri concetti. Un Green New Deal di sinistra deve essere inteso come un concetto di trasformazione globale che combini esigenze ecologiche e sociali e garantisca il coinvolgimento diretto dei lavoratori stessi. Questo concetto rompe con la politica europea neoliberista e va oltre i limiti dello sviluppo capitalista. La Banca Centrale Europea deve assumersi la responsabilità dello sviluppo economico e dell'occupazione, deve finanziare i necessari processi di trasformazione. Occorre una politica fiscale
un'altra politica fiscale tassando più le grandi imprese e i ricchi. La crisi sanitaria, questo è un altro elemento, si sta trasformando in crisi di democrazia. La pandemia sta emergendo come un banco di prova per la resilienza dello Stato di diritto e la sfida ai diritti individuali e alle libertà democratiche. I pericoli per la democrazia sono evidenti e per questo è necessaria una risposta globale e un confronto da parte delle forze di sinistra progressista con iniziative di azioni comuni. La sinistra europea è fortemente impegnata per la pace e il disarmo. Senza pace non c'è futuro per l'umanità. La pace e il disarmo dovrebbero essere messi al centro della politica. La spesa militare deve essere ridotta a favore dell'assistenza sanitaria e del soddisfacimento dei bisogni sociali. È tempo di una e ora di una iniziativa per una nuova politica di distensione. La lotta per la pace e la lotta al cambiamento climatico sono collegate tra di loro. È necessario che il movimento per la pace, il movimento per il clima e l'ambiente, come per esempio Fridays for Future, si uniscano più fortemente. L'esaurimento delle risorse naturali e disastri ecologici sono una realtà creata dall'uomo e possono essere regolati dalle azioni degli esseri umani. Ciò richiede, tuttavia, un cambiamento radicale della politica. Le cause della catastrofe climatica sono legate al sistema di produzione capitalista orientato al profitto in generale e alla politica neoliberista in particolare. È ovvio che si deve cambiare. Questa situazione offre anche delle possibilità per la sinistra. Però fino adesso la sinistra non era capace di cogliere queste possibilità. In una situazione drammatica come quella odierna, la cooperazione tra le forze di sinistra è più necessario che mai. Credo che questo dovrebbe essere il messaggio. Credo che la sinistra deve superare le sue divisioni e lavorare per una cooperazione vasta, comprese delle altre forze ecologiche e progressiste. La pandemia rivela le grandi contraddizioni dello sviluppo capitalistico. C'è uno sconvolgimento profondo della società. Le forze della sinistra devono prendere questa occasione quasi storica per presentarsi come forza alternativa sia al modello neoliberista, sia al nazionalismo e razzismo della estrema destra. So benissimo che adesso abbiamo come sinistra una situazione difficile, però dall'altro lato sono convinto che proprio questa situazione, che richiede una politica alternativa a quella politica neoliberista, offre anche delle possibilità per la sinistra e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Grazie. Che ci ha illustrato il progetto del Partito della Sinistra Europea e certo, diciamo, l'auspicio del riuscire a costruire un'unità sinistra e delle forze di sinistra, ambientaliste e quant'altro, è particolarmente valido in Italia, dove stiamo tentando da anni di fare questo. Adesso la parola a Simona Suriano, che come dicevo prima è stata eletta deputata nelle liste del Movimento 5 Stelle e che ha un dialogo aperto con noi, come con altre componenti della sinistra, proprio perché
quell'idea di cambiamento che c'era indubbiamente quando è nato il Movimento 5 Stelle, non tutti la vogliono chiudere, diciamo così, nella gestione della governativa della Bassa Cucina. Simone è stata buttata fuori dal Movimento 5 Stelle perché non ha votato la fiducia al governo Draghi, e di questo la ringraziamo. Diciamo, la democrazia è fatta anche di atti di coerenza individuale, e quindi la parola a Simona. Ciao, grazie per avermi invitato, avermi dato questo spazio di intervento. Sì, io brevemente racconto la mia esperienza. Sono stata eletta con 5 Stelle e nonostante un percorso fino alla formazione del governo Draghi, che già in parte aveva mostrato come il Movimento 5 Stelle e la sua forza propulsiva di cambiamento stesse svanendo, il voler dare sostegno a un governo tecnico, perché nonostante la presenza di alcuni ministri politici è essenzialmente un governo tecnico, le più importanti misure e tutto il controllo comunque della finanza rimane in mano a Draghi. Questo è stato per me un limite invalicabile, perché comunque un governo tecnico per me è l'emblema del fallimento della politica, di chi si è presentato alle elezioni per rappresentare il popolo, i cittadini, con un programma, con delle idee, e tutto questo viene mandato all'aria perché i conti e le politiche devono essere decise da un tecnico che appunto è messo lì semplicemente per controllare che le risorse italiane vengano spese bene e secondo gli indirizzi che non sono quelli che hanno voluto il popolo, non è quello che hanno voluto i cittadini. Ora, partendo dal movimento di Genova e partendo dal movimento No Global, io all'epoca non ero impegnata politicamente come ora, però guardavo un po' con interesse, un po' con paura questo movimento, anche perché c'era una stampa, un'informazione che, un po' come è successo poi anche con il Movimento 5 Stelle, che demonizzava questo movimento di facinorosi, di violenti, però sostanzialmente le rivendicazioni, le esigenze di questo movimento sono esigenze tuttora attuali, mai spente, anzi secondo me sia la crisi finanziaria del 2008 che la pandemia ora hanno reso palese come avessero ragione i movimenti No Global e i movimenti alteromondisti. È proprio quanto mai attuale la politica neoliberale ha smantellato i diritti dei cittadini, ha smantellato la sanità, ha smantellato l'istruzione, ha smantellato quelli che erano i presidi di costituzionalità a cui ogni cittadino aveva diritto sostanzialmente. Tra l'altro l'Italia è stato uno dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia, probabilmente perché è uno dei paesi che ha fatto i maggiori tagli durante il governo tecnico di Monti e poi seguiti con Renzi, e oggi non siamo in una fase di tagli ma di attenzione della spesa pubblica. Quindi secondo me è quanto mai attuale riprendere quelle istanze, quelle esigenze che partono appunto dal lontano movimento No Global, che non si è mai spento, si è probabilmente diviso in diversi movimenti, anche il Movimento 5 Stelle una parte ha raccolto quelle istanze. Ricordo appunto che tra le battaglie del Movimento 5 Stelle c'è quella dell'acqua pubblica, c'è quella c'era, non so se parlare al presente o al passato, tutte battaglie che ahimè oggi credo che il movimento un po' abbandonato. C'era la battaglia dell'acqua pubblica che è rimasta lì bloccata alla Camera, c'era la battaglia appunto contro i trattati internazionali di libero commercio che sviliscono il commercio, il piccolo commercio, il commercio artigianale per dare vantaggi alle grandi imprese e alle multinazionali. C'erano quindi tutti questi temi dentro il Movimento 5 Stelle che secondo me in parte hanno ripreso quelli del Movimento No Global, del Movimento di Genova, che purtroppo anche questo devo dire è fallito, questo movimento, questo tentativo di rivoluzione gentile è fallito. Oggi il movimento si schiera
nel bipolarismo, in un centro-sinistra che sostanzialmente non è quella sinistra che io auspicavo fosse quando ero più giovane, motivo per cui poi ho aderito ai 5 Stelle, una sinistra che sostanzialmente è appiattita al governo Draghi e alle politiche neoliberiste senza nessuna critica sostanziale, senza nessuna critica. Quindi secondo me lo spazio per riprendere questi temi c'è bisogno di organizzarsi bene, c'è un preponderante ritorno delle destre che è preoccupante sicuramente, ma non è secondo me il cittadino italiano attualmente è smarrito, quindi chiaramente le destre hanno forse più attrattività propagandistica, ma non sono morti certi temi. Vedo che c'è ancora molto movimento, vedo che c'è ancora molta interesse verso questi temi. La gente ha capito, soprattutto con la pandemia, il fatto che sostanzialmente le politiche di austerity non sono più le politiche a cui vogliamo ritornare. C'è bisogno di investire in cultura, in sanità, c'è bisogno di investire nella collettività, e quindi la voglia di cambiamento c'è. Io mi auguro che questo voglia di cambiamento, questo fermento che c'è nella collettività non solo italiana ma globale, riesca ad organizzarsi bene e a portare veramente un cambiamento, che era quello che volevamo fare come Movimento 5 Stelle, ma che purtroppo in questo momento non posso dire sia un esperimento riuscito. Grazie. Portato questa testimonianza e che ci sta concretamente dando una mano a presentare interrogazioni, insomma a fare il lavoro parlamentare, quindi grazie davvero tanto. E adesso la parola a Caterina Anastasio, che è una compagna greca e che abita in Austria ed è attualmente responsabile internazionale del Partito Comunista Austriaco. Caterina, che ringrazio moltissimo perché ha un bruttissimo mal di denti, ma nonostante questo ci sarà, mi ha detto che non avrà il video, penso per ragioni di connessione, non penso che sia che il mal di denti le ha prodotto un danno esagerato, e quindi Caterina la sentiremo in audio ma non la vedremo. Parlerà in inglese e quindi ci sarà la traduzione dall'inglese, che non so come avviene esattamente, ma confido che sia tutto pronto, diciamo così. Quindi prego Caterina. Ciao a tutti. Ciao, scusami di parlare in inglese, spero di parlare italiano con voi la prossima volta. Hi, thank you. And excuse me also for turning off my video, as I have some little problems I'm going to deal with. So preparing for the event today, I had the chance to talk with Paolo a couple of times, and I'm happy to join you also under these circumstances. I know there will be translation, so I will try to talk slowly, what's not really easy for me in general. I was asked to talk to you about the experience we had in Austria and the new processes in which the Communist Party of Austria is finding itself right now. Maybe I give a minute to the translator and continue. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di avermi invitato a parlare qua con voi e sono molto contenta di essere con amici e presente a questo dibattito. Sono stata convocata a questo dibattito per poter parlare del processo che si è svolto in Austria molto recentemente e che è ancora in atto. Va bene. Continuiamo. Okay, I'm continuing. So you probably know that the Communist Party of Austria is one of the oldest communist parties in Europe. Yet, and despite the anti-fascist
the historical character of the Communist Party in Austria. We operate here in a quite anti-communist environment. I'm stopping for the translation, but tell me if I should speak more. L'antifascismo in un ambiente austriaco dove l'anticomunismo è molto molto forte. So, of course, debating, discussing and planning on how to renew the party, we had to deal with this problem as well. Usual situation which we have to confront is during electoral campaigns, for example, being asked why you still call yourselves communist, why do you have to have to deal with this identity, why don't you just change your name. These are usual things we listen to. But we decided that in order to be able to a cambiare in questo ambiente la possibilità di sviluppare un partito comunista e un comunismo all'interno appunto di una situazione molto difficile. Bene. So in order to deal with this problem, of course, we decided that we need to redefend our identity. So for us, it is clear we are the Communist Party of Austria, the historical continuation of the Communist Party of Austria, and we continue acting like that. The second step we needed to make was to reactivate our members and also expand our membership. So in order to invite new people to join us, but also activate the already existing members, we started using methods of organizing. Quindi abbiamo partiti con quest'idea per cercare di difendere l'identità del Partito Comunista Austriaco e di tutto quello che lo circondava. Il secondo passo che è stato attuato per completare questo processo è stato quello di riattivare la presenza del Partito Comunista nelle università e quindi di cercare di coinvolgere una platea che fosse più giovane e che potesse aiutarci a costruire questo progetto. So how we do this? Of course, by keeping people active, not only in electoral campaigns, but also we as members of the Communist Party participating in movements, spontaneous movement, long planned movements, movements with international topics, ecological topics, or anti-racist movements. For us, it is clear that the Communist Party of the 21st century has to be anti-racist, feminist, ecological, and anti-fascist. And this is something we're not negotiating. Questo è stato fatto, come dicevo, continuando e partecipando a campagne di informazione, partecipare a convegni e presentare ai giovani austriaci la situazione internazionale, basandoci soprattutto sui principi dell'antirazzismo, dell'antifascismo e dei principi appunto che supportano il Partito Comunista Austriaco. E femminismo e ecological movement. Just adding myself. I'm sorry. So this seems to go quite well. We had the last conference of the party at the beginning of this summer. By then, I can report to you that we are accelerating in new memberships. So we are in a slow but constant growing phase. And now I would like to tell you a couple of words on what we want to do politically. In Austria, there is a huge gap on the left of social democracy. It seemed for quite some time that the Greens, at least when it comes to more topics that don't really deal with capitalism, tried to occupy some of the space. But since 2 years, they have been co-governing with a very hardcore right-wing prime minister, Sebastian Kurz, who you have probably heard.
Although Austria is one of the richest countries in the European Union, if you do see it in the overall statistics, there are many people in Austria that are living at the poverty line. And of course, there is a huge part of the population of Austria that doesn't have the Austrian citizenship and does not enjoy the privileges that comes with it, like a stable working contract, good working conditions, good wages. These are realities that we know of because also our parties and the left-wing organizations consist of people that are affected by the current situations, and with this kind of situations we want to deal. For example, now we have a campaign going on about the right of housing. The prices in housing, although Vienna is very much praised for its social housing policies, are out of control. In the last 3 years, we had almost 30% increase of rents. And as you understand, we need to deal with the situation. We choose to deal with the situation in a radical way, calling for renters syndicate, asking for expropriation of immobilien of big companies that own a lot of housing properties, etc., etc. Chiedo scusa, su questa parte non si sente molto bene. Comunque il concetto di base è che appunto si è partiti cercando di coinvolgere le persone, di trovare uno spazio all'interno di questa parte della popolazione. Bisogna tenere presente che molte persone in Austria sono al di sotto della soglia della povertà, questo non solo in Austria, in altri paesi. E negli ultimi anni il nostro sforzo è stato anche quello di cercare fondi, cooperazioni, discutere con i sindacati e coinvolgere con le altre parti politiche che potessero appoggiare il nostro progetto. Chiedo scusa, ma è molto disturbato anche dal sottofondo, quindi è un po' un'impresa. Okay, I don't want to take more of your time because I understand also the translation and the connection and my very not healthy mouth at the moment, it's difficult. But I would like to close with this. For us as a young generation communist, it is clear that we need to find a language to communicate again with the masses. But this language cannot afford to lose in radicality, because the problems we deal right now, which are global, really demand radical solutions. Mediocre solutions didn't bring any result, and we don't have much time. The generation, for example, I'm 38 now, but the generations after me, people younger, 20, 15 years old right now, they're not even sure that they're gonna be able to have nature as we know it. So we don't have much time to lose. Courage to all of you. Another world is possible and is necessary. It's a matter of life and death. And let's try to question the capitalist system directly, be radical in our ideas and senza paura. Can you please repeat with shorter sentences, because it's very difficult to hear you, sorry. Yes, of course. Can you hear me now? I'm not sure if you can hear me. I hope you can. Again, what we have decided for and we know of is that on the way to communicating again with the masses, yes, we need to keep having radical ideas, because mediocre solutions are no solutions for the problems we have now. Dobbiamo parlare con la politica austriaca per riuscire a costruire insieme soluzioni, perché le soluzioni che sta offrendo la politica austriaca in questo momento non sono le soluzioni giuste. Yes, I was trying. Thank you very much. Anyway, I think I will stop now because it's difficult with the translation, and see you soon. Ringrazia, mi capisce che sia difficile anche la traduzione. Saluta. Grazie Caterina, alla quinta volta si arriva.
farò una cosa che non si deve fare, cioè di raccontarvi in un minuto il perché Caterina è stata invitata, e cioè che, come avete sentito, il Partito Comunista austriaco, che vive in una società non particolarmente aperta verso il comunismo, diciamo, molto anticomunista, ha fatto un grande lavoro verso le università sui giovani, a partire da una serie di temi, femminismo, ambientalismo, questione sociale, avanti. Poi ha fatto un grande lavoro sulle case, sulla questione dell'abitare, insomma, degli alloggi, e in particolare a Vienna. Su questo è nata una lista che si è presentata anche alle elezioni, ha fatto dei consiglieri municipali, quant'altro, che ha visto insieme al Partito Comunista con associazioni giovanili e quant'altro. Poi su questa ondata il Partito Comunista ha deciso di fare un ricambio generazionale al suo interno, e quindi ha sostituito la prima fila, diciamo, del partito con giovani, tra cui Caterina, di 36 anni, Caterina, e ci sono ad esempio i due ex responsabili dei giovani dei Verdi, che hanno 32 anni, che sono entrati nel Partito Comunista, vedendo che il Partito Comunista era l'unico che da un lato teneva una radicalità di posizioni sulle questioni dell'ambiente, della casa, la questione sociale e tutto il resto, e dall'altro era l'unico che era disponibile a fare un'innovazione al suo interno, mettendo a disposizione, ad esempio, di questi due ragazzi che erano i responsabili giovani dei Verdi, la possibilità che diventassero dirigenti del Partito Comunista in una logica di costruire un programma assieme. Questa era, diciamo, la sostanza. Mi dispiace, perché la difficoltà con il fatto che si sentia molto male, Caterina aveva la linea così così e con il mal di denti non aiutava, non ha dato il segno della cosa. Però, insomma, era un'idea di una esperienza positiva in cui un comunista cepito come tradizionale, anche generazionalmente datato, diciamo così, riesce a aprire una dialettica sul futuro, e quindi con gli strati più giovanili della società, e a diventare lui stesso, non da solo ma assieme ad altri, ma un fattore dinamico del protagonismo del mondo giovanile. Ecco, questa era l'esperienza, e ringraziamo moltissimo Caterina per le cose che ci ha detto, e ci ha promesso Caterina che ci farà comunque un testo in cui racconterà questa cosa, che poi faremo circolare, perché le buone pratiche giustamente vanno conosciute. A questo punto ci avviamo verso la fine di questa iniziativa, la parola a Vittorio Agnoletto, che non ha bisogno di presentazioni, e poi Claudia Nato dell'ambasciata cubana, e avremmo chiuso gli interventi. Prego Vittorio. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti, grazie di questo invito. Ci siamo già visti e incontrati innumerevoli volte, anche in tante iniziative di piazza, per cui credo che in questa situazione si tratta di andare a individuare alcuni punti fondamentali che ci possano servire. Prima cosa, i temi che noi avevamo al centro della nostra discussione 20 anni fa li abbiamo ancora tutti completamente davanti. Tra di noi ripetere che avevamo ragione serve a poco, lo sappiamo, ma lo sapevamo anche allora. Noi dobbiamo cogliere come oggi possiamo impegnarci per modificare la situazione, sapendo, e ce lo siamo detti tante volte, che se allora dicevamo un altro mondo è possibile, oggi dobbiamo dire un altro mondo è urgentemente necessario. Non abbiamo un tempo infinito davanti a noi. Proviamo a vedere alcuni dei temi che erano al centro 20 anni fa, oggi dove si trovano e a che punto siamo. È evidente, e mi scuso con voi se parto ancora dalla storia dei vaccini e della pandemia, ma la situazione lo impone. Quello che noi stiamo vivendo non è un caso isolato che si verifica nel 2020. 20 anni fa,
per la precisione 24 anni fa, Mandela era impegnato in uno scontro furibondo con Big Pharma e con l'Organizzazione Mondiale del Commercio. E il fatto che 39 multinazionali farmaceutiche con la leadership della GlaxoSmithKline abbiano impedito al Sudafrica allora di saltare i brevetti e di produrre i farmaci, secondo quanto affermato da Mandela nel famoso discorso del 19 aprile 2001, ebbe come conseguenza il fatto che ci furono decine e decine di migliaia, lui disse addirittura 100.000 morti solo nell'area sud dell'Africa per l'impossibilità di avere inibitori delle proteasi. Periodo è 97-2001. Noi c'eravamo, c'era la Lilla, c'erano le organizzazioni europee di lotta all'AIDS, e questa fu la ragione per la quale io aderì al percorso di costruzione del Social Forum. E il potere, allora, come replicò? Vi ricordate cosa avvenne a Genova prima del venerdì e sabato? Fecero il grande lancio pubblicitario, lanciarono il Fondo Globale contro l'AIDS, la TBC e la malaria. Non uso parole mie, uso le parole di Don Luigi Ciotti, attualizzate ad oggi. L'elemosina, la carità, non possono mai, mai sostituire i diritti. Elemosina e carità vengono dopo i diritti, possono essere complementari ai diritti. Che cosa ha risposto il G20 alla pandemia, il G20 sulla sanità, pochi giorni fa? Cosa ha risposto il Presidente del Consiglio Draghi? E mi spiace, cosa ha risposto il Ministro della Sanità, Speranza, che dovrebbe essere quello più a sinistra dentro il governo? Due cose ha detto. Primo, non si toccano i brevetti, non si toccano gli interessi di Big Pharma. Secondo, stiamo ragionando su costruire un fondo che faccia donazioni a sud del mondo, intanto l'Italia proseguirà a fare donazioni. Tre giorni dopo è uscito un comunicato, vi assicuro, quando sono arrivato alla fine del comunicato ho detto, l'ho riletto, non ho pensato, non è possibile che Speranza dichiari queste cose, perché iniziava trionfante: noi facciamo delle donazioni di non so quante dose di vaccino al Vietnam. E il comunicato si concludeva: lo facciamo al Vietnam perché il Vietnam è strategicamente importante in quella zona dal punto di vista commerciale per l'Italia. Ma non può essere questo il modo con cui affronti una pandemia mondiale. Noi là a Genova avevamo detto vanno superati i brevetti. Non ci hanno ascoltato e oggi siamo in questa situazione. A Genova noi abbiamo inventato un nuovo vocabolario e con tutte le sconfitte che abbiamo subito dobbiamo anche essere orgogliosi, alzare la testa di questa cosa. Lo riconosce perfino lo Zingarelli nel suo testo, dove dice la parola bene comune non esisteva prima di Genova. L'abbiamo inventata noi, abbiamo detto il primo bene comune è l'acqua. Era il 2001. Dicembre 2020 a Wall Street per la prima volta l'acqua viene collocata sulla borsa finanziaria. Ma collocare l'acqua in borsa significa mettere a rischio la vita del pianeta da tutte le parti, non solo gli esseri umani, paradossalmente gli animali. Mondo vegetale, senza acqua non c'è nessun tipo di vita. E quello era un altro punto fondamentale della nostra battaglia. Ma rimaniamo sull'attualità, l'attualità di oggi collegata però a quello che è avvenuto 20 anni fa. Abbiamo sentito un intervento di Monica infaticabile su questi temi. Cosa ha detto Monica? Monica ha detto con parole diverse quello che un'altra donna, tanto per rimanere in sintonia con quanto hai detto tu, Susan George, con una lucidità incredibile, disse il 16 luglio del 2001 a Genova, aprendo il forum sociale. Attenzione, se va avanti questo modello di sviluppo, dove la finanza globale dominerà sull'economia,
l'Europa andrà incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti. E cosa abbiamo ascoltato da Firenze? Che chiudono una fabbrica perché non produce, perché è in passivo e via dicendo. No, è in attivo, produce, ma ai fondi finanziari che decidono le sorti di quell'azienda, quell'azienda non va più bene, deve essere chiusa e la produzione deve essere delocalizzata. È il dominio della finanza sull'economia reale e le vittime sono gli esseri umani. Oggi a Firenze, domani a Milano magari, magari a Bologna, da dove vengo da un dibattito oggi pomeriggio e via dicendo. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Altro tema che ci portava. Ma a Genova noi abbiamo anche detto dobbiamo combattere contro la produzione delle armi e contro il commercio delle armi. Da Genova in poi cosa è venuto avanti? È già stato ricordato con le parole di Papa Francesco. Una guerra continua, un conflitto dopo l'altro, una situazione che ci porta quasi a una condizione di guerra mondiale, sostenuta da che cosa? Dalla produzione di armi, dove il nostro paese si colloca oltretutto ai primi posti. Ricordiamo l'enorme lavoro che ha fatto e che continua a fare Emergency e non solo Emergency. Altro tema di estrema attualità. Noi allora dicevamo, dobbiamo fermare la trinità del male, vi ricordate? Perché la storia è fatta anche di immagini, di messaggi. La trinità del male, Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione Mondiale del Commercio. E il cervello della trinità del male, che era il G8. Fondo Monetario e Banca Mondiale, cosa facevano? Con i piani di aggiustamento strutturale tagliavano i fondi alla sanità e all'istruzione nei paesi africani. Avremmo mai immaginato allora che dopo 5 anni i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea si sarebbero scatenati in Europa sulla Grecia e poi sul Portogallo? Perché di questo si tratta e questo è avvenuto. Avevamo visto giusto. Un dato banale, sono stato diverse volte in Grecia a portare la solidarietà e a discutere col ministro della sanità di Siriza, allora, e lui mi fece vedere le carte del Fondo Monetario, mi spiegò quali erano i disegni del Fondo Monetario sulla salute, una roba, un dato, la Grecia poteva sostituire con un medico ogni 10 medici del servizio sanitario che andavano in pensione, via 10 sostituita uno. E poi ci meravigliamo che sono sorti come fuori ospedali privati. È la strategia di questa globalizzazione neoliberista. La pandemia che noi stiamo ancora vivendo, e per favore non ne siamo usciti, la pandemia che stiamo vivendo, che cos'è? Qualcosa che è caduto dal cielo? È un castigo divino? No. È il prodotto logico di questo modello di sviluppo. Per farla breve, deforestazione massiva, allevamenti intensivi, abbattimento delle barriere tra le specie, sviluppo di zoonosi, cioè salto di specie dell'agente infettivo che arriva negli esseri umani che poi lo portiamo in giro per tutto il mondo. Questa è la pandemia. Attenzione, perché dire questo, so che non rendo allegri, ma vuol dire che la nostra aspirazione non può essere quella di tornare al mondo precedente della pandemia. Capiamoci bene, se il problema è riacquistare la nostra libertà, le nostre libertà di movimento e di scelta, è evidente che vogliamo tornare alla situazione precedente e anzi la vogliamo ampliare, perché come abbiamo sentito da Paolo ci sono ben tanti limiti. Ma non dobbiamo tornare al mondo precedente come modello di vita, come modelli di consumo, in un mondo energivoro che non può altro che riprodurre altre pandemie che anche la generazione che è qua ad ascoltare, che non è tra le più giovani, scusatemi, ci sono dentro anch'io, anche noi ci troveremo ad affrontare nuove pandemie, faremo a tempo purtroppo ad affrontare nuove pandemie. Allora il cambiare questo modello di sviluppo vuol dire garantire un futuro al pianeta. E qui arrivano i problemi, problemi grossi.
E cioè, noi diciamola semplicemente per non farla lunga, noi abbiamo 7 miliardi 800 milioni di persone che hanno il loro destino nelle mani di un piccolo gruppo di consigli di amministrazione di Big Pharma, che decidono cosa fare. E oggi aggiungo un pezzo a quello che dico normalmente, e ve l'aggiungo con enorme, enorme preoccupazione anche rispetto a noi. Da una parte, che cosa decidono? Che i 2/3 del mondo devono essere lasciati al proprio destino. Decidono che il 10 nazioni possono acquistare il 75% dei vaccini e in Africa basta il 2% dei vaccini. Questo decidono. E il resto della popolazione viene abbandonata a se stessa. Decidono che va bene che il virus si continui a diffondere perché sviluppandosi produce delle varianti maggiormente aggressive che poi circolando tornano anche da noi. Ma io dico, chi è sicuro di noi che quando arriverà la K, la lambda e l'epsilon per citare tre varianti che circolano già, i vaccini che noi stiamo utilizzando saranno in grado di bloccare quelle varianti? Se non vogliamo parlare di solidarietà, di etica, usiamo le parole di Silvio Garattini, testimonia della campagna Nessun Profitto sulla pandemia, che parla di sano egoismo, perché se lasciamo che sud del mondo si infetti, pagheremo anche noi un po'. D'altra parte, se di questi ultimi giorni, gli ultimi 10 minuti, vogliono che noi siamo esposti a un continuo percorso di vaccinazioni infinite. Adesso parte la terza vaccinazione. Finché parte per le persone che hanno delle problematiche sanitarie complicate, è un conto. Ma l'EMA e l'FDA ieri, con 16 voti, ha lasciato l'idea di una terza dose per tutti oggi. Ha detto servono delle evidenze scientifiche. E oggi, casualmente, dopo la posizione dell'FDA, escono su giornali che sia accaduto nulla, articoli che spingono per andare a vaccinare i bambini dai 2 anni ai 12 anni. Bambini che se fanno l'infezione la fanno senza evolvere e se vivono. Attenzione, questo è il passaggio. In un contesto di persone vaccinate non rischiano di produrre nessun danno. Quindi noi abbiamo Big Pharma che spinge nella sua zona di mercato per un uso infinito dei vaccini e abbiamo Big Pharma che se ne frega assolutamente del resto del mondo. D'altra parte, non è vero che tutti siamo impegnati per sradicare il virus e che poi c'è qualcuno che vuole guadagnarci sopra. Non è così semplice. C'è anche chi non vuole sradicare il virus. Big Pharma non vuole sradicare il virus. Big Pharma vuole che si passi dalla situazione pandemica alla situazione endemica, per cui può aumentare non del 5%, di 5-6 volte tanto il costo dei vaccini, e produrli poi obbligandoci ogni anno a fare una nuova vaccinazione sulla nuova variante che arriva. Non è semplice tenere questa linea, scontrarsi con i Novax che hanno una posizione ideologica, che parlano di complotti mondiali e via dicendo, senza appiattirsi su posizioni governiste alla mercé di Big Pharma e quindi tenere la barra sul piano scientifico. E noi dobbiamo fare questo consapevoli anche dell'insegnamento che ci dà questa pandemia. E torniamo ancora a Genova. E cioè, in questa pandemia è apparso evidente lo scontro tra due logiche. La logica neoliberista, vivo io e muori tu, applicata sui vaccini ma non solo. Vi ricordate a giugno dell'altro anno quando dicevano che il Remdesivir sarebbe stato un farmaco che avrebbe potuto guarire? Non era così, abbiamo visto che funziona poco nelle fasi avanzate. Cosa ha fatto Trump a giugno dell'anno scorso? Ha acquistato tutta la futura produzione di Remdesivir fino a dicembre per giocarsela nella campagna elettorale interna, fregandosene non solo degli africani, degli asiatici, dell'America Latina, pure dei suoi alleati europei, perché noi siamo rimasti senza Remdesivir.
non ce ne siamo accorti a Milano, ma se ne sono accorti in diversi reparti ospedalieri del centro e del sud Italia. La logica era: se il farmaco funziona lo prendo io e lo uso come grimaldello per poi giocarmela nella campagna presidenziale. Questa è la logica del liberismo nel modo con cui affronta la pandemia. Poi c'è un altro modo di vedere le cose, che viene da Genova, che viene dalla storia molto più antica del movimento operaio e dei percorsi di liberazione. E cioè: io vinco se vinci tu, mi libero se ti liberi tu, tengo la mascherina perché proteggo te e perché proteggo me. E di fronte a questo organizzo le brigate di solidarietà nei quartieri popolari di Milano e non solo. E chiedo a Paolo Rossi di organizzare una scuola di teatro per chi fa le brigate di solidarietà, che vanno a fare teatro poi nei quartieri popolari per gli anziani e per i minori che erano chiusi dentro in lockdown. La logica di solidarietà dei medici cinesi, dei medici albanesi, del personale sanitario del Venezuela, di Cuba, della Romania. Avete in mente che cosa vuol dire essere un rumeno, un albanese, con tutto quello che gli abbiamo detto dietro, non noi ma i nostri concittadini e i nostri governanti, per 20 anni, venire come volontari in Lombardia a lavorare? Sono due logiche che si scontrano, sono le due logiche che si proiettano verso il futuro. O si sta da una parte o si sta dall'altra. Quello che ha dimostrato la pandemia è che in mezzo non ci si può stare. E per noi che siamo in Lombardia, guardate che la situazione è pesante. Dobbiamo fare uno scatto nel prossimo mese e mezzo. Se passa la controriforma Moratti-Fontana sulla sanità, mettiamo una croce definitiva sul servizio sanitario pubblico in Lombardia. Se le case di comunità e gli ospedali territoriali verranno messi a bando e affidati ai privati, abbiamo chiuso. D'altra parte, qui immagino ci sarà anche qualcuno che viene dal Giambellino. Quando abbiamo un quartiere con migliaia di persone che devono manifestare, bloccare il traffico perché non hanno più il medico previsto dall'articolo 32 della Costituzione, previsto dalla seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che si devono rimuovere le difficoltà che non permettono ai cittadini di godere dei diritti. Ma siamo alla disperazione. Vuol dire che se l'anziano sta male e ha bisogno di una ricetta, deve pagarla perché non ha nessuno che gli fa la ricetta e deve pagare il farmaco. Settembre 2021 siamo in questa situazione in alcuni quartieri della grande città europea di Milano. Se passa quella riforma, qui è tutto completamente privatizzato. Vedete come il locale e il globale continuano a rimbalzare uno dall'altro. Ero a Bologna, discutevo con Rinaldini, c'era Landini, ho discusso con loro e gli ho detto: è questa la fase dove anche la FIOM deve rilanciare quell'idea che aveva di coalizione sociale, probabilmente lanciata in una modalità e con dei tempi che non erano quelli perfetti qualche anno fa. E adesso che dobbiamo se percorso indicato anche da Monica della società della cura. Qui dobbiamo costruire ponti. Noi non vinciamo da solo per riuscire a vincere e a mettere la moratoria ai brevetti. Dovete raccogliere le firme. Dobbiamo arrivare a 1 milione di firme in Europa, perché questo fa uscire allo scoperto la Commissione europea. La obbliga a dover porre le nostre proposte ai voti in Parlamento, in Consiglio e in Commissione. Ma sappiamo benissimo che la battaglia sui brevetti non è isolata dalla battaglia sul clima, che la battaglia sul clima non è isolata dalla giustizia sociale. Sappiamo benissimo, c'è voluta anche l'enciclica del Papa per spiegare che non ci può essere giustizia ambientale se non c'è giustizia sociale. Costruire ponti, unire le vertenze. E allora abbiamo già una prima data, 30 ottobre. Il giorno prima che inizia la sessione conclusiva del G20 con presidenza italiana. Bene, noi abbiamo lanciato l'appello a Genova, pensiamo a un grande appuntamento a Roma, vedremo se le condizioni saranno tale per farlo a Roma o dovremo farlo nelle diverse città. Ma lì non dobbiamo andare solo noi, dobbiamo portare, e allora gli esempi che sono stati portati oggi, no? Costruire alleanza, superare steccati, ognuno lo fa a modo suo. Voi avete costruito un'esperienza di base interessantissima, abbiamo sentito quello che c'è in Austria, dobbiamo farlo anche noi. Dalla pandemia non si esce come eravamo prima, o si esce
con un salto in avanti del neoliberismo e con una piramide sociale che aumenta le distanze, o se ne esce con un conflitto sociale e un conflitto di classe che riacquista la sua centralità. In Lombardia e nel mondo, la piramide sociale in 20 anni nel mondo è passata dal 20% che possedeva l'80% delle ricchezze all'8,5% che possiede l'86% delle ricchezze. E il 79%, il 79, non il 7,9, il 79% della popolazione mondiale possiede il 2,9% della ricchezza, secondo i dati di Credit Suisse. Di fronte a questa situazione è evidente che o agisce il conflitto sociale, però porti a casa qualcosa, devi vincere, perché la testimonianza non basta, oppure andremo avanti sempre più verso un mondo di pochissimi ricchi e di una marea di schiavi, perché alla fine se perdi i diritti fondamentali diventi uno schiavo, anche se non hai le catene. E Don Ciotti è stato molto bravo alla fine della G20 sulla sanità a dire una cosa semplice, banale. Ha detto c'era Speranza che a momenti ballava leggendo il documento del patto di Roma, guardate cosa abbiamo ottenuto. E Luigi ha fatto un comunicato semplicissimo, ha detto la guerra può essere anche dichiarata con una dichiarazione di questo tipo, la guerra non si combatte solo con le armi. E cioè scelte di questo tipo che bloccano la disponibilità di vaccini per il mondo producono milioni e milioni di morti. Non lo sapevamo già, quello era un messaggio lanciato alla popolazione in generale, di queste cose siamo consapevoli e su questo noi dobbiamo costruire i ponti del futuro tra i diversi movimenti. Abbiamo di fronte scadenze importanti in questa città il 2 ottobre, ma dobbiamo costruire nel paese quella coalizione che sia in grado di dare una speranza ai nostri concittadini. Io credo che possiamo avere occhi e orecchie molto più attente di quelle che c'erano solo 2 anni fa. Certamente molto dipende anche da quello che saremo fare a noi. Grazie per l'invito. Oh, ora non toccano sotto. Tocca, perfetto. Grazie Vittorio, anche per il messaggio di speranza che non fa male, dove non è Speranza, non è un ministro del governo, ma è per l'appunto una prospettiva. La parola a Claudia Morgade Donato, che verrà tradotta da Anna, per un saluto dall'ambasciata cubana in Italia, e ci abbiamo poi rapidamente a chiudere. Prego. Sì, hola, hola a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Bueno, supongo que se pueda estar haciendo bien la traducción. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos por esta invitación, agradecer particularmente al Partido Refundación Comunista por permitirme estar en este debate y formar parte de este importante debate. ¿Me dices, Ana, si me estás traduciendo, si escuchan? No logro saber si cuando terminaste de traducir. No. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Te escuchamos, sigues. Ah, qué bien, qué bien. Me sentía perdida.
Lo primero que estaba haciendo era agradecer a Partido Refundación Comunista por esta invitación a este importante debate. La prima cosa che volevo dire era ringraziare appunto il Partito della Rifondazione Comunista per l'invito a questo importante dibattito. Lo secondo che voglio fare è disculparmi per non parlare l'italiano e poter parlarles direttamente. Già lo sto studiando. Non parlare italiano? Llevo solo 7 semanas en Italia, espero pronto poder intercambiar en italiano y el próximo debate hacerlo en italiano. Sono solo poche settimane che sono in Italia e quindi spero che al prossimo dibattito potrò intervenire in italiano e imparerò l'italiano. Para este debate quiero trasladarles que para el pueblo cubano la revolución cubana fue más que todo una necesidad. Prima di tutto, per questo dibattito voglio dirvi che per il popolo cubano la rivoluzione cubana è stata prima di tutto una necessità. Fue una necesidad de un mundo mejor, de una sociedad mejor. È stata la necessità per avere un mondo migliore, per avere una speranza. En el año 1958, que fue el año anterior al triunfo de la revolución, voy a mencionar brevemente la situación política, económica y social que vivía Cuba. Nel 1958, che è l'anno precedente alla rivoluzione, voglio fare solo un breve cenno a quella che era la situazione politica e economica prima della rivoluzione. En el plano político, se había roto el Estado de Derecho luego del golpe de Estado militar de Fulgencio Batista. ¿Puedes repetir porque no se escuchó bien? Discúlpame. No, decía que en el plano político se había dado un golpe de Estado que había roto el Estado de Derecho. Che dal punto di vista politico c'era stato un colpo di Stato che aveva causato la rottura dello Stato di diritto. El que dio el golpe de Estado, que era de apellido Batista, había derogado la Constitución y todas sus garantías, dejando al país sin leyes. Che il colpo di Stato messo in atto da Batista aveva praticamente reso il paese privo di leggi. Además de que persiguió los movimientos obreros y a sus principales líderes y prohibió los partidos políticos de izquierda. E inoltre ha perseguitato il movimento operaio e i suoi principali leader e ha reso fuori legge i partiti di sinistra. En el plano económico, Cuba era un país monoproductor que dependía de la exportación de azúcar únicamente. Nel suo piano Cuba era un paese monoproduttore che esportava solo zucchero. Existían 28 grandes propietarios o grandes empresas latifundistas que ocupaban el 60% de todas las tierras. C'erano 28 imprese o grandi empresari che occupavano il 70% dello spazio commerciale. De esos 28 propietarios, todos eran extranjeros, en su mayoría estadounidenses. De estos 28 eran todos extranjeros y por la mayoría estadounidenses. Con ello es evidente que la riqueza que se producía en Cuba no quedaba en Cuba para ser redistribuida. Con esto resulta evidente que la riqueza que veniva prodotta a Cuba no rimaneva a Cuba para ser redistribuida. En el plano social, en Cuba el analfabetismo era superior al 30%. Dal punto de vista social, a Cuba el analfabetismo era superior al 30%. La esperanza de vida al nacer era de 64 años. Y la esperanza de vida era de 64 años. La mortalidad infantil era de 70 por cada 1000 nacidos vivos.
la mortalità infantile era 70 su 1000 bambini. Y había un solo médico por cada 1000 habitantes. E c'era un solo medico ogni 1000 abitanti. El desempleo era además del 25% de la población apta para trabajar. La disoccupazione era più del 25% rispetto alla popolazione attiva. Quando si analizzano esos datos, se entiende perché la Revolución Cubana gozó desde el principio de un gran apoyo popular. Leggendo questi dati si capisce perché la Rivoluzione Cubana ha avuto un grande appoggio popolare al suo inizio. Inmediatamente después del triunfo de la Revolución se reinstauró la Constitución. Immediatamente dopo la vittoria della Rivoluzione si è ristabilita la Costituzione. Se llevó a cabo una reforma agraria para entregar las tierras a los campesinos que la trabajaban. È stata fatta una riforma agraria per consegnare la terra ai contadini che la lavoravano. Se cambió el sistema de salud para hacerlo público y gratuito. È stato cambiato il sistema di salute per renderlo pubblico e gratuito. Se llevó a cabo una campaña de alfabetización que permitió eliminar el analfabetismo. È stata lanciata una campagna di alfabetizzazione che ha permesso di eliminare l'analfabetismo. Y se nacionalizaron los principales medios de producción. E furono nazionalizzati i principali mezzi di produzione. Entonces, eso fue en sus inicios y ahora me voy a referir a lo que ha logrado la Revolución Cubana en la actualidad, teniendo en cuenta los mismos datos que he mencionado con relación al año 1958. Questo è stato l'inizio. Adesso vorrei fare menzione di quelli che sono i risultati dell'attualità della Rivoluzione Cubana utilizzando gli stessi dati che vi ho presentato all'inizio rispetto al 1958. El pueblo cubano cuenta actualmente con una constitución adoptada democráticamente con el voto favorable de más del 86% de la población. El popolo cubano oggi ha una costituzione che è stata votata con il voto favorevole di più dell'87% della popolazione. El pueblo cubano no tiene analfabetos, logro que mantenemos desde 1961. Dal 1971 non c'è analfabetismo in Cuba. El pueblo cubano tiene un sistema de salud que es accesible a todos, que ha permitido que la esperanza de vida actualmente sea de 79 años. El popolo cubano ha un sistema de salud accesible a tutti, que ha permesso que la esperanza de vida oggi sea de 79 años. Que la mortalidad infantil sea de 4,9 por cada 1000 nacidos vivos. Che la mortalità infantile sia di 4,9 ogni 1000 bambini nati. Y que haya una proporción de 9 médicos por cada 1000 habitantes. E che ci sia un rapporto di 9 medici ogni 1000 abitanti. La tasa de desempleo en Cuba hoy es de 1,3%. Il tasso di disoccupazione oggi a Cuba è dell'1,8%. Desde el año 1959 se eliminó el latifundio. Dal 1959 è stato eliminato il latifondismo. Además de que se han dado pasos para diversificar la economía, desarrollando sectores como el turismo y la biotecnología. E in più sono stati portati avanti sviluppi per diversificare la produzione lavorando sul turismo e sulla biotecnologia. Además de que ahora nos encontramos inmersos en un proceso de actualización de nuestro modelo económico. Inoltre in questo momento siamo in mezzo stiamo facendo un processo di trasformazione di attualizzazione del nostro modello economico.
y quería desarrollar estos datos para que se vea por qué la Revolución Cubana tiene una base social tan amplia. E volevo raccontarvi di questi dati perché in questo modo si vede, si capisce perché la rivoluzione cubana ha una base sociale così forte. Porque para el pueblo de Cuba la revolución ha significado más derechos, más desarrollo, más empleo, más bienestar, ha significado vida. Perché per la popolazione di Cuba la rivoluzione cubana ha significato più sviluppo, più diritti, più lavoro. Y eso ha representado para Cuba, pero yo diría que la revolución cubana también ha sido un ejemplo para el mundo y que para el mundo ha representado solidaridad y cooperación. Questo è quello che ha rappresentato per Cuba, ma la rivoluzione cubana è stato un esempio anche per il mondo, un esempio di solidarietà e di cooperazione. Más de 4.000 colaboradores cubanos de la salud han prestado servicios en 164 naciones. Più di 4.000 operatori della salute cubani hanno prestato servizio, perdona, ripete il numero della nazione? 400.000 colaboradores 400.000 collaboratori in 164 nazioni. In 164 paesi. 400.000 medici e infermieri. Los médicos cubanos, por citar ejemplos, han estado presentes en las inundaciones de Guatemala. Per esempio, sono stati recentemente in Guatemala. En el terremoto de Pakistán. Sono stati ad aiutare dopo il terremoto in Pakistan. En los dos terremotos de Haití. Nei due terremoti che sono avvenuti ad Haiti. En el enfrentamiento al ébola en África y al cólera en Haití. Affrontando Ebola in Africa e il Covid in Haiti. El Covid no, el cólera es otra enfermedad. Il colera, chiedo scusa. Es que se oye mal. Ay, disculpa, me acerco más al micrófono. Ok, sí. A ver. también, con relación al COVID, Cuba ha enviado 57 brigadas médicas cubanas a 40 países para enfrentar el COVID. Rispetto al Covid, Cuba ha inviato 57 brigate mediche cubane in 40 paesi per affrontare il Covid. Ello non quita, a pesar de todos estos logros, che in Cuba también tengamos dificultades. No escuché, perdona. ¿Puede repetir? Que todos estos logros a los que me he referido no quitan que el pueblo cubano también enfrente problemas. Tutti questi successi non vogliono dire che il popolo cubano non affronti problemi. Yo diría que nuestro primer principal problema es Estados Unidos. Io direi che il nostro problema principale sono gli Stati Uniti. La confrontación entre Cuba y Estados Unidos empezó por afectaciones económicas. Lo scontro tra gli Stati Uniti e Cuba è iniziato per ragioni economiche. Porque ya decía que había muchas empresas extranjeras en Cuba antes de que triunfara la revolución y que la mayoría de ellas eran norteamericanas. Perché, come vi ho detto, la maggior parte delle imprese che erano presenti a Cuba prima della rivoluzione erano straniere e la maggior parte statunitensi. Eran las empresas más importantes del país, además, la empresa de electricidad, las de teléfonos, las del azúcar, las de los combustibles. Erano le imprese dei settori più importanti, quelle dell'elettricità, del telefono, dello zucchero, dei combustibili. Y lógicamente con el proceso de nacionalización se vieron afectadas. E quindi dopo la nazionalizzazione queste imprese sono state danneggiate. Pero rápidamente este problema económico
cambiò a essere un problema politico e ideologico. Ma al di là di quello che è stato il problema economico, presto è diventato un problema politico e ideologico. Perché a molto corta distanza del suo territorio, Cuba cominciò a rappresentare un'alternativa al capitalismo imperiale che rappresenta Stati Uniti. Perché la verità è che Cuba, col suo piccolo territorio, rappresenta un'alternativa al sistema capitalistico che rappresentano gli Stati Uniti. Y ahí fue donde comenzaron los planes más estructurados para derrotar a la Revolución Cubana y para restarle su fuerte apoyo social. E da lì sono cominciati tutti i piani che hanno messo in atto per cercare di sconfiggere la rivoluzione cubana. Hubo de todo y aunque tenía pensado profundizar, nada más lo voy a mencionar porque sé que no tenemos mucho tiempo y que además la traducción resta. Pero hubo... No, continúa, disculpa. Avevo pensato di raccontarvi un po' di più, approfondire un po' di più, però so che non abbiamo molto tempo e che il problema della traduzione complica un poco, quindi farò una sintesi. Entonces, sufrimos guerra bacteriológica. Abbiamo vissuto guerre batteriologiche. Intentos de asesinato al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Tentativi di omicidio, di magnicidio al leader della rivoluzione cubana Fidel Castro. Una invasione militare per Playa Girón en el año 1961. Un tentativo di invasione militare a Playa Girón nel 1961. Y en el año 1962 la adopción del bloqueo económico, financiero y comercial. E dal 1962 l'adozione del blocco economico finanziario. No voy a profundizar tampoco en el tema del bloqueo por una cuestión de tiempo. Non approfondirò quello che è il tema del blocco per una questione di tempo. Pero decir que no es un tema bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino que el bloqueo afecta también a terceros países y a sus empresas. Pero no es un problema, una cuestión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, porque el bloqueo danneggia anche le economie di paesi terzi. Por ejemplo, aquí mismo en Italia se han afectado por sanciones extraterritoriales del bloqueo bancos como Unicredit, Intesa San Paolo, las empresas NNC y Alcenero. Per esempio, qua in Italia sono state danneggiate per applicazione del blocco in forma extraterritoriale banche come Unicredit, Intesa San Paolo e altre imprese. Por supuesto, en términos económicos son altísimos los gastos que ha representado el bloqueo para Cuba. Se calculan alrededor de más de 147 mil millones de dólares. Sicuramente il danno economico nei confronti di Cuba, il danno effettivo economico è altissimo, si calcolano 147 mila miliardi di dollari. Para poner un solo ejemplo concreto, un día sin bloqueo equivaldría a la insulina que necesitan en 5 años todos los cubanos que padecen diabetes. Perdone, ¿puede repetir porque me han hablado y no te escuché? Lo confieso. No importa. Decía que, para poner un ejemplo concreto y más palpable, un solo día sin bloqueo equivaldría a 5 años de toda la insulina que se compra para los cubanos que padecen diabetes. Que quindi a causa del blocco l'acquisto di una dose no tiene que repetirlo, perdóname. Lo que representa para Cuba, lo que representa para Cuba el bloqueo. O sea, un solo día de bloqueo. Lo que Cuba deja de ingresar equivale a lo que cuesta la insulina para los pacientes de diabetes en 5 años.
Ok, allora il danno che genera un solo giorno di blocco a Cuba equivale a quello che sarebbe il costo dell'insulina per 5 anni di utilizzo per un diabetico. Claudia, aprovecho para decirte que me dicen si puede cerrar, cortar tu intervención, qué pena. Ah. Conclusiones, qué pena. Bueno, nada. Realmente quería referirme a la situación económica actual de Cuba, afectada por el bloqueo y por la COVID. Volevo fare un riferimento a quella che è l'attuale situazione economica di Cuba, danneggiata, colpita sia dal blocco che dal Covid. En el caso de la COVID, decir que estamos en el momento de mayor pico epidemiológico. Per quanto riguarda il Covid, in questo momento noi siamo nella situazione del picco più alto dal punto di vista epidemiologico. Che già sta cominciando a disminuire al aver iniziato la campagna di vacunazione. Che comunque corrisponde anche all'aver iniziato la nostra campagna di vaccinazione. Con vacunas propias cubanas. Con vaccini prodotti internamente, vaccini cubani. Es un honor para nosotros que de 13 vacunas autorizadas en el mundo, 3 sean cubanas. Per noi è un onore sapere che delle 5 vaccinazioni autorizzate al mondo, 3 siano cubane. En estos momentos difíciles que atraviesa Cuba, tanto desde el punto de vista económico como epidemiológico, también hemos tenido que enfrentar una fuerte campaña político y mediática. In questo momento epidemiologico e di crisi che sta affrontando Cuba, abbiamo dovuto affrontare anche un attacco mediatico, una campagna di attacco mediatico. Che tuvo su mayor expresión en los sucesos del 11 de julio, pero que por suerte hoy Cuba vive en total tranquilidad. Che ha avuto il suo momento di difficoltà maggiori l'11 di luglio, ma oggi a Cuba si vive in totale tranquillità? Dadas las acciones asumidas por sus autoridades y sobre todo por el apoyo del pueblo cubano o de la gran mayoría del pueblo cubano. Grazie sicuramente alla gestione da parte delle autorità, ma anche grazie all'appoggio della maggioranza del popolo cubano. Aunque en el plano internacional sí, en los ataques políticos y sobre todo los ataques mediáticos. No te escuché, perdona. Aunque en el plano internacional continúan los ataques tanto políticos como mediáticos, fundamentalmente mediáticos. Aunque sea dal punto de vista internacional continúan los ataques políticos cuanto mediáticos. Son tiempos duros, pero puedo garantizarles que saldremos adelante. Son tiempos difíciles, pero puedo garantirvi que andremo avanti. Porque la gran mayoría del pueblo cubano apoya plenamente su revolución. Porque la grande mayoría del pueblo cubano sostiene la revolución. El pueblo está consciente de que sin la revolución volvería a las penurias che menzioné del año 1958. Il popolo è cosciente del fatto che senza la rivoluzione si tornerebbe a quella pessima situazione che ho menzionato prima del 1958. Y ese apoyo fue ratificado justamente en estas jornadas del mes de julio. E questo appoggio è stato ratificato giustamente nella giornata del 20 luglio. También hemos recibido un gran apoyo de otros pueblos del mundo. Abbiamo anche ricevuto un grande sostegno da parte di altri popoli del mondo. Que nos están mostrando más que nunca y con mayor fuerza su solidaridad y sus ganas de cooperar con Cuba. Que ci stanno mostrando oggi più che mai la loro solidarietà e la loro voglia di collaborare con Cuba.
Aquí mismo en Italia hemos recibido lindísimas muestras de los movimientos de solidaridad, de las fuerzas políticas, de cubanos residentes y de muchos amigos que quieren a Cuba y a su pueblo. Anche dalla stessa Italia abbiamo ricevuto molto appoggio, molta solidarietà dalle forze politiche, dai cubani residenti all'estero e da una parte della popolazione. Puedo asegurarles que Cuba no fallará, que seguiremos luchando y venciendo, convencidos de que la humanidad merece un mundo mejor y más justo. Posso assicurarvi che Cuba non cadrà, continueremo a lottare, convinti che il mondo, debba essere migliore e più giusto. Y que ese mundo mejor y más justo no pueda alcanzarse dentro del sistema capitalista. Y que questo mondo migliore e più giusto non può esistere dentro il sistema capitalista. La revolución cubana seguirá siendo un ejemplo de que ese otro mundo es posible. La revolución cubana continuará a ser un ejemplo que este otro mundo es posible. Muchas gracias. Grazie molte. Grazie a Claudia e con che ci ha testimoniato ancora una volta della caparbia resistenza del popolo cubano e della resistenza, diciamo, alla pressione americana, dell'imperialismo americano. E finiamo questo dibattito sostanzialmente dicendo una cosa. Abbiamo ascoltato questa sera alcune esperienze, sono esperienze di battaglia politica, di proposta, di esperienze di popoli che fanno delle cose, di partiti che cercano dei percorsi, di associazioni e movimenti che lavorano a costruire l'alternativa. Penso che non abbiamo da tirare delle fila teoriche, abbiamo semplicemente da segnarci degli impegni. Il 30 di ottobre ci sarà questa giornata di mobilitazione lanciata nel ventennale di Genova. Dobbiamo lavorarci affinché si riesca a costruire come una giornata cooperativa fra tutti i movimenti. Oggi a Firenze c'erano 15-20 mila persone sull'appello degli operai della GKN. Penso che l'obiettivo che ci dobbiamo dare è di rompere questo assurdo teatrino in cui da un lato ci sono i banchieri che si presentano come i garanti della salute pubblica. L'ultima cosa che farei nella vita è di affidare la mia salute alle idee di un banchiere, e dall'altra i mattacchioni e i neonazi. Diciamo, l'Italia divisa in questa forma teatralizzata è un'Italia che non va da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di far uscire in modo forte il movimento di oggi a fianco degli operai, abbiamo bisogno di costruire la mobilitazione del 30, perché in Italia abbiamo bisogno di costruire un pensiero, una pratica sociale e una pratica politica che sia terza, Berlinguer parlava di terza via, rispetto a questi due. I banchieri e i neonazi sono il disastro, tutti e due sono il disastro, va costruita una terza via. E credo che questo è l'impegno, e anche le esperienze che abbiamo sentito stasera ci parlano di questa terza via tra nazionalismi, tra razzismi, tra logiche mercantili, tra chi si accaparra i farmaci contro gli altri. C'è bisogno di una terza via in cui a me pare che la sostanza sia questa. Non c'è nessun bisogno, non c'è nessuna necessità di farsi la guerra, perché non c'è nessuna scarsità. C'è una ricchezza mal distribuita, c'è un sapere mal utilizzato, c'è una potenzialità produttiva mal utilizzata. Questo è il problema del mondo.
non una scarsità che ci obbliga alla guerra tra i poveri, ma una scarsità prodotta dall'accaparramento privato del sapere, dei brevetti, dei soldi, delle terre, dell'acqua e quant'altro. E quindi c'è bisogno di una terza via, che non è stare con i mattacchioni neonazi o stare con i banchieri, ma è di costruire questa appropriazione collettiva, questa costruzione di beni comuni, questa redistribuzione del reddito e del lavoro in una logica di superamento dello sfruttamento del lavoro e della natura. In questo senso voleva essere utile il dibattito ed è per questo che l'appuntamento che vi do è senz'altro per il 30 di ottobre, da costruire in modo largo, per costruire un movimento popolare che usi la scienza, ma non sia la scienza al servizio dei big pharma, perché noi abbiamo bisogno di usare la scienza sottraendola dalle mani delle multinazionali e non regredendo alla magia, perché in quel modo altrimenti non ne usciamo. Buona serata a tutti e tutte e buon appetito, visto che adesso si spalanca la possibilità di una splendida cena.